Cari amici, c'è una questione fondamentale. La questione romana. Esatto. Della storia d'Italia. E adesso noi leggeremo... Diciamo è il filo conduttore della storia d'Italia. Esatto. Preso in un determinato momento. No, no, è continuato. Sì, ma visto in un determinato punto specifico, un acme, diciamo così, che però è rappresentativo di tutta la linea di condotta dal marito, come si chiama, re di Roma, Numa Pompilio, no, Tarquinio Superbo, che da Tarquinio Superbo, cioè parliamo del 520 avanti Cristo circa, a oggi non è cambiato un cazzo di niente. Esattamente. Ma noi lo dimostreremo anche con un libro che ho qui, che è questo, è intitolato Italia giudicata dal di Ernesto Ragionieri, sì, dal 1861 al 1945, ovvero è una raccolta di articoli di giornali e scrittori di tutti i paesi relativi all'Italia. Dopo quello che leggerà Orazio, leggerò una paginetta di questo e capirete qual è il vero problema italiano, per cui tutte le discussioni che si fanno oggi, votare, non votare alle elezioni, qua non contano un cazzo. Io sono del parere che bisogna andare a votare. A dimostrazione perché... che quello che diceva John Ford, Henry Ford, il proprietario della Ford, l'inventore dell'auto popolare, diciamo così, ecco, no? Della Ford assieme alla Germania nazista. La Ford T di nonna papera. Sì. Ve la ricordate? Quella è stata il boom, grande boom che fece Ford e poi dopo diventò una grandissima industria automobilistica. E adesso non a caso stanno mettendo in crisi l'industria automobilistica, che è un'industria portante comunque, con l'invenzione di una marea di cazzate, a cominciare dall'inquinamento atmosferico, eccetera. Allora, Henry Ford disse attorno all'inizio dell'Ottocento, del Novecento, cioè già in... oltre un secolo fa, che se votare servisse a qualcosa non ce lo farebbero fare. Sì, ma non l'ha detto Henry Ford. Mark Twain probabilmente, sì, ma no, no, è sicuro. Popolare è diventato popolare perché lo disse anche Henry Ford. Perché ha ripreso, non a Mark caso... Mark Twain, il grande scrittore e giornalista... Americano, inventore di Tom Sawyer. Esattamente. Tom Sawyer, il grande romanzo adolescenziale che ci ha accompagnato. Esattamente. Il Moon River, diciamo. Moon River, sì, esattamente. Il Moon River, ecco. Che volevo dire? Mi ricordo più. Vai avanti. Ah, sì. Dunque, io di questo libro, che è un inserto di La Gazzetta dello Sport, molto detto ben... così. Praticamente si vendono dal giornalaio questi libri. Molto ben fatto, un libricolo, cioè, diciamo... Sono generalmente tutti ben fatti, questo è il numero 141, adesso siamo arrivati al 149, l'ultimo numero probabilmente è in edicola in questi giorni, è il numero 150. Allora noi nelle ultime video che abbiamo fatto negli ultimi mesi ci siamo occupati prevalentemente per vari motivi dello scandalo della Banca Romana, la quale Banca Romana faceva quello che né più né meno fanno tutte le banche, solo che siccome c'era una lotta all'ultimo sangue fra Crispi e... Giolitti, ce ne sono dette e fatte di tutti i colori all'ultimo sangue proprio, e quindi è uscito fuori quello che è uscito fuori qua. Attenzione, Crispi era un grande italiano, ex Garibaldino, ex repubblicano,
Mazziniano. Fautore dell'espansione dell'Italia, e l'altro era invece... Tant'è che qualche giorno dopo le cose che diciamo qua, ci fu la disfatta dell'Amba Raggi, cioè di Adua, e poi dell'Amba Raggi. Esatto. A distanza di qualche non mese. È casuale, capito? C'è stato, allora attenzione, no, chiariamo bene. C'era la lotta intestina all'interno del governo, o del Parlamento meglio. Amba Raggi anticipa Adua. Sì, esatto. Perché Amba Raggi... La strage di Amba Raggi. Sì, non era nemmeno, perché loro si sono difesi benissimo. Sì, fino all'ultimo uomo. Esatto, ma comunque era comandato, se non vado sbagliato, da colonnello Osta. Galliano. Ah, Galliano, non era uno da Osta? No, assolutamente no. Ah no, era nel 42. Prima di Adua, però, c'era stato anche il vero massacro, e il massacro di Dogali, dove morirono 500 italiani. Questi 500 italiani sono ricordati nella piazza antistante la stazione di Roma, che si chiama Piazza dei 500, ma nessuno sa che sono quei 500. Ridiciamolo, Piazza dei 500, che è antistante la stazione Termini, quel grande piazzale che parte da Via Nazionale dal lato Piazza Esedra e arriva fino a via Turati, tanto per capirci, e dall'altra parte fino a quasi Piazza Indipendenza, è una delle piazze più enormi di Roma. Quella è stata dedicata alla strage, allo sterminio degli italiani sulla difesa di Adua. No, no, di Dogali. Dogali, ecco, non mi veniva, di Dogali. E quindi Piazza dei 500 ricorda il sacrificio estremo di questi 500 ragazzi. Non scambiare con Piazza delle 5 Lune, che è un'altra cosa. No, 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 500. È ben altra cosa. Ma è molto importante nella storia d'Italia. Certo. Come dimostra quel grande anche film. Quella recente. Esatto, è la storia recente. Allora, dai voce al capitolo. Allora, avevamo parlato in altre occasioni dello scandalo della Banca Romana. Allora, lo scandalo in realtà è diventato scandalo perché l'hanno pompato come scandalo, ma era la prassi che usualmente in maniera truffaldina effettuano le banche da sempre, non da oggi, da che esiste la banca. In particolare le banche che creano moneta. Certo. Ecco, beh, quello è importante. Certo, certo. Cioè la Banca Centrale Europea oggi, che non si sa che cazzo fa. No, non è neanche stampa più. Stampano le banche nazionali sopra la supervisione. Non solo, tenete presente che un'altra cosa, il numero che è scritto in alto a sinistra sulle banconote euro è un falso, è il numero di emissione di emissione seriale, non il numero della banconota né il numero delle banconote che sono state stampate in quel preciso contesto. Allora, vorrei leggerne un bel po'. Leggilo. Ma si potrebbe anche leggere solo le ultime due paginette, sì. Ma vi voglio annoiare con... Allora, lo scandalo poi è stato, diciamo, inizialmente contro la banca, ma in realtà era tutto nella faida interna fra Crispi e Giolitti. E qui ci sono addirittura i facsimile di che cosa è successo davvero. Però i soldi, quindi, i soldi. Ma sì che c'erano, erano di altri. Ma certo, allora ci arriviamo. Il plico con le cambiali di Crispi, l'ultimo capitoletto, il penultimo. E ancora una volta con Aianni, poi non vi dico. Napoleone con Aianni, esatto. Uno dei grandi personaggi della sinistra italiana. Esatto. A far deflagrare la polemica in Parlamento. Il 7 dicembre presenta infatti erano praticamente in due quelli che creavano questi problemi, no? Certo. Uno è Napoleone con Aianni e l'altro chi era? Non me lo ricordo più. Quello che è morto durante un duello. Vabbè, poi ci verrà in mente. Sì. Il 7 dicembre presenta infatti un'interrogazione al governo con Aianni, domandando se siano state prese misure contro cittadini che sono in possesso di documenti che interessano la giustizia e la vita politica della nazione. Cioè, praticamente lui dice c'è qualcuno che ha dei documenti
da portare a conoscenza della magistratura e non lo fa. Ecco. E lo dice, diciamo, in maniera occulta, in maniera trasversale. A questo punto Crispi si limita a ribattere che la questione non è di competenza della Camera, perché era l'udienza della Camera che si teneva questo discorso. Qualora vi sia l'evidenza di un reato, chi ha in mano le carte dovrebbe portarle alla magistratura. Giolitti esce allora allo scoperto, presenta in aula un faldone chiedendo che sia sottoposto al giudizio di un giurì di parlamentari. Il plico viene consegnato al presidente della Camera Giuseppe Banchieri, il capo del governo chiede che sia respinto. Colaianni vuole che sia letto in aula. Cavallotti suggerisce di affidarlo. Cavallotti, eccolo lì. Cavallotti suggerisce di affidarlo a una commissione di 5 deputati. Si decide di procedere in questo modo. L'involto contiene 6 buste, attenzione, spiccano in mezzo ai fogli già noti una serie di cambiali, guarda caso le cambiali, anche loro si usavano le cambiali, come molto, molto di più di oggi. Tutte firmate da Crispi, alcune delle quali riconducibili a obbligazioni non onorate dalla moglie Lina, che era un tipetto da tenere molto lontano, sì. Perché dopo lo vediamo. È molto cornuta. Dopo lo vediamo, anche, sì. Sì, ma consapevole e altrettanto cornificante. Esattamente. Allora, da buona siciliana. Sì, diciamo. Sì, sì. Allora, spiccano una serie di cambiali, tutte firmate da Crispi. Da Crispi, alcune delle quali riconducibili a obbligazioni non onorate dalla moglie Lina. Altre sono firmate da Achille Lanti, il suo maggiordomo. Ci sono debiti presso la Banca Romana non pagati. Il ruolo fondamentale dei maggiordomi. Certo, dopo ce lo vediamo, dopo lo vediamo. Che dice il maggiordomo e che fa? Il maggiordomo della mia My Lady. Sì. Ci sono debiti presso la Banca Romana non pagati dai fratelli Chiara per 290.000 lire dell'epoca. Di allora, pare a 290 milioni di oggi. Ma di più, 290.000 euro o anche 500.000 euro. Un conto corrente aperto a nome della consorte del primo ministro senza nemmeno una lira di deposito iniziale e un altro prestito in fiorini. È il frutto di una vera e propria attività di dossieraggio che spinge a chiamare in causa Giosuè Carducci, vittima forse di un caso di omonimia, per un debito contratto con l'istituto di Tanlongo. A suscitare il maggior... L'istituto di Tanlongo, dimmi che cos'è? La Banca Romana. Bisogna dire. A suscitare il maggior imbarazzo è la sesta busta che contiene la corrispondenza privata di Crispi e della signora Lina, tra cui un centinaio di biglietti scritti da questa, dalla signora Lina, al maggiordomo. Il maggiordomo. Al maggiordomo. Il maggiordomo. Che ovviamente sono quelli che hanno gli scopettoni, così, I basettoni. Si chiamavano anche scopettoni, perché servivano per una funzione fondamentale. Andiamo. Queste carte, in ragione del contenuto assolutamente privato, vengono restituite ai diretti interessati. Dopo che i 5 deputati hanno dato lettura dei contenuti del plico, si chiede l'apertura immediata di un dibattito parlamentare. Manca però il quorum, guarda caso. E in ragione del nuovo regolamento dell'aula appena approvato, le leggi le fanno per loro, non le fanno per una questione di diritto e di logica, di razionalità. No, niente, lo fanno perché gli serve. Come adesso le leggi. Il quorum, il quorum. Come le ultime leggi che hanno fatto per l'approvazione dell'aumento di stipendio ai deputati, no? Come sempre. Vai. Sempre il quorum. La discussione delle viaggi, la dilazione è sufficiente per ribaltare ancora una volta la scena. La Cassazione libera tutti, dice il titolo. La Cassazione, il 14 dicembre, quando non arriva la legge, arriva la Corte di Cassazione. La magistratura non è da oggi che è corrotta. Certo, quando non arriva la legge, arriva la magistratura in Cassazione o in consulta, a seconda di come gli conviene. Il 14 dicembre, mentre Crispi si reca in questura per presentare insieme alla moglie 13 denunce, il presidente della Corte d'Appello informa il ministro Calenda di Tavani. Il ministro Calenda? Calenda, sì, prozio di questo qua. Prozio di questo stronzo. Sì. Ci stanno sempre loro. Stanno sempre no, loro. Al limite saltano una generazione. Sì. Saltano una generazione, una sì, una no. Guarda, ecco da dove guarda l'amico
Fritz, che l'amico Fritz. No, l'amico che salta dal Parlamento a Presidente del Consiglio a Deputato europeo. Come si chiama? Quello che c'ha lo zio cardinale, poi lo zio Papa. Ne parleremo dopo. Lo zio Papa. E come no, non mi viene? Non mi viene, porca miseria. Hai capito che dico? Quello che ha fatto il giornalista in deposito temporaneo. Temporaneo è stato 6 mesi, 6 anni, 60 anni come giornalista. Gentiloni, ecco. Ne parleremo. Il pronipote di Ottavio Gentiloni, pronipote di Gregorio XIV. Ma cosa ha fatto Gentiloni? Il famoso patto. Andiamo con calma, perché sennò qui questi ragazzi li facciamo... Che è all'origine della nascita della Democrazia Cristiana. Certo, Lodo Gentiloni. Oh. Anche loro, quello però non ha saltato da bisnonno a nipote. I Gentiloni hanno quasi sempre mantenuto il piedino dentro. Certo. Allora... Informa il ministro Calenda di Tavani dell'intenzione di chiedere l'autorizzazione a procedere contro Giolitti. Nel processo contro i funzionari di polizia sono infatti emerse circostanze che chiedono il rinvio a giudizio dell'ex presidente del Consiglio in quanto ministro dell'Interno in quel momento. Palamidone però si defila. Palamidone di chi è? Non mi ricordo. È Giolitti, soprannominato Palamidone. Ah sì, non lo sapevo. Perché andava in giro con un palamidone, era un uomo alto, grosso, e andava in giro con una specie di paltò. Ah, lo spolverino. Tipo cowboy. Lo chiamavano palamidone. Ah, non lo sapevo. Infatti mi domandavo che cazzo era il palamidone. Vabbè. Nel processo contro i funzionari di polizia sono tanti emersi circostanze che palamidone però si defila. Fa sapere di essere a Charlottenburg, addirittura, in una terra tedesca dove risiede la figlia. Meglio la fuga preventiva e poi eventualmente trattare la riconsegna. Come diceva quello, se ti accusano di aver portato via la statua della Madonnina, intanto scappa. Certo, ma è d'obbligo. La persona intelligente prima scappa, poi mi dice: ma che cazzo volevi? Ah sì, vabbè, ok, adesso vediamo di trovare un accordo. Esatto. Come fanno sempre con i... Guarda quel coglione di... Chi? Oddio, quello che ha ammazzato le persone, che faceva il rapinatore per conto delle Brigate Rosse, che è stato tanti anni in Francia, che aveva omonimo di... Ah sì, sì, ho capito. Dell'eroe tridentino, come cazzo si chiamava. Sì, sì, ho capito che dici tu. Battisti, ecco, Cesare Battisti. Non è Lucio Battisti, eh? No, Cesare. Un'altra cosa. Cesare Battisti, omonimo del nostro omonimo, parente. Omonimo, ma non parente. No, forse no. Del nostro eroe. Eroe, sì. Dove risiede la figlia? Ritiene, secondo il dettato dello Statuto Albertino, che solo il Senato, costituito in Alta Corte, sia competente a giudicare il ministro dei Re, dice quello a Charlottenburg. Giuristi. Le garanzie, dice la giurisprudenza, valgono però solo per i reati politici. Chiamato a comparire il 4 marzo, lo statista piemontese ricorre in Cassazione. Occorrerà quindi attendere l'aprile del 1895 perché i giudici gli diano ragione. La sentenza ha il potere di smontare tutto il castello processuale. Il procuratore generale scrive infatti al Guardia Sicilia affermando che gli è di fatto impedito di agire non solo contro Giolitti ma anche verso gli altri imputati. I funzionari di polizia rientrano dunque in servizio. Ancora una volta tutti sono stati assolti. Viene chiuso anche il procedimento avviato dopo le denunce di Crispi relative alla diffusione del plico. Crispi che era andato in questura a depositare le 13 querele, no? Vengono tutte cassate, in particolare quella della corrispondenza privata dei due coniugi. Pure l'appendice però verrebbe da dire e sale sulla coda. Cavallotti mette alla berlina Crispi.
E che succede? Ecco qua, quando è al nocciolo, sì, significante di tutta questa sceneggiata della Banca Romana. E non a caso Cavallotti muore durante un duello. Allora ci arriviamo, calmo. Vai calmo, non procorrere. No, no, tu lo sappiamo che tu lo sai. Vabbè. No, lo dico per gli amici. Le elezioni parlamentari del 26 maggio 1895 rafforzano la sinistra radicale, che in apertura della nuova legislatura mette immediatamente nel mirino l'involuzione autoritaria di cui si è reso protagonista Crispi, e questo è visto bene. La distanza tra l'eroe risorgimentale e i parlamentari che si raccolgono attorno a Colaianni e a Cavallotti è ormai incolmabile. A determinarla è stata innanzitutto la durezza con cui il capo del governo ha represso i fasci siciliani. Ricordiamoci dei fasci siciliani ammazzati senza tanta pietà, altro che Milano. Lì ne hanno ammazzati un bel po' di più, non mi ricordo, sì, erano una ventina, mi pare, se mi ricordo bene. Voglio tu. No, come Becca Beccaris che ha sparato a mitraglia sulla porta. Ah, sì, sì, certo. 5 anni dopo. Sì, certo. Allora facevano così, l'attentato a Re Umberto I. Certo, certo, per i sortini, certo. Era Felice Orsini, sì. O non era Felice Orsini. No, che sì. Era l'anarchico venuto dalla Brescia. Ecco. Era Brescia. Bresci, sì. Bresci, sì. Fu salvato dalla condanna a morte. Ma è morto poco dopo. A bastonate. Sì, sì, però è morto in prigione, di malattia. Sì, dice, sì. Siccome l'avevano graziato, ha detto molto il re non graziato e la Savoia non perdonano. No, io non ti immagino. Non solo. Poi parliamo pure dei Savoia che non perdonano. Ma l'elettorato fu più presa la questione ma sull'elettorato fa più presa la questione morale, che ha contribuito a far crescere i consensi dell'estrema sinistra, probabilmente. Sì, certo. Nelle qua, vedi, c'è un dell'estrema, si chiama estrema, sì, all'epoca. Oggi urne, la chiamiamo estrema sinistra. Sì, certo. Il 23 giugno Cavallotti pubblica sul Secolo, giornale milanese, una lettera indirizzata agli onesti di tutti i partiti. Dopo aver ridimensionato il mito del contributo del vecchio Garibaldino alla spedizione dei Mille, averlo tacciato di aver beneficiato di gloria riflessa, approfittando della popolarità di Rosalia, la prima moglie, il testo entra nel merito del voltafaccia con cui Crispi nel dicembre del 1892 si era schierato, uno dei tanti voltafaccia. Si era schierato contro un'indagine parlamentare sulla mancata pubblicazione della relazione Alvisi. L'opinione pubblica è colpita in particolare da una circostanza: le 60.000 lire chieste a Zanlungo a 9 giorni dopo la discussione in aula. Cioè, gli ha detto: io ho fatto questa dichiarazione e adesso paga. Si passa sempre alla cassa. Da una circostanza, le 60.000 lire chieste a Zanlungo 9 giorni dopo la discussione in aula. Un biglietto del plico Giolitti, scritto con il linguaggio spiccio della signora Lina, intimava al governatore: oggi mio marito ha parlato in difesa della Banca Romana, mandatemi 20.000 lire. Allora, però alla puttanesca, le puttane sono più oneste. Sì, alla puttanesca, tipo Vernacoliere. Una sorta di sconto operato in considerazione del momento complesso attraversato dall'istituto. La lettera ha una formidabile eco. Il Secolo brucia letteralmente 300.000 copie. All'epoca 300. Che non leggeva nessuno. Cioè, chi sapeva leggere se l'hai comprato. L'hai comprato lo stesso per tenerlo conto. Qualcuno rispolvera la corrispondenza con il maggiordomo, un biglietto in particolare, dal tono scurrile in cui il vecchio Lanti viene avvisato dalla signora Crispi: vi ordino di non portare a puttane a mio marito. Vi ordino di non portare a puttane a mio marito. Se tornando a casa mi accorgo che avete portato delle femmine, vi darò un calcio in culo e vi manderò fuori dai coglioni. Questa era una femmina con le palle. Che madosca, ragazzi. Licenziato nel 1891,
cazzo sta di questo? Il maggiordomo. Ah sì, nel 1891, no, è scritto 1991. Il servitore aveva scrupolosamente conservato la corrispondenza con i padroni, giustamente, e al momento buono l'aveva depositata presso un notaio romano. Alla morte del domestico, il figlio si era fatto ingolosire dalla possibilità di fare un po' di denaro facile, caricando la ricamatrice di Casa Crespi, cioè una certa Ernesta Foresti, di vendere le lettere al miglior offerente. La donna aveva trovato un acquirente disposto a pagare 600 lire, una cifra modesta per quello che era diventato il contenuto della sesta lettera del Plico Giolitti. Altro il titolo quasi ultimativo. Il cupo epilogo della generazione post-risorgimentale. Comincia a fare una serie di considerazioni che in parte abbiamo fatto, ma poi dopo riprendiamo pure noi. La somma di queste rivelazioni, alcune inedite, o altre... Ma lì che cos'è che comandava realmente? Su che non cosa aprire, speculava non la aprire banca altre romana? Finestre, non aprire Qual altre è l'erede finestre. Reale della banca romana? Non aprire altre finestre, andiamo avanti prima, finiamo, poi facciamo discussioni. La somma di queste rivelazioni, alcune inedite, oltre altre al frutto di astuto repescage, finivano per definire un clima politico nuovo. Da un lato c'era infatti quel che rimaneva della generazione che aveva fatto l'Italia, ed era davvero sconcertante a che punto si fosse ridotto un protagonista assoluto di risarcimento, il paladino della liberazione del sud e dei Borboni. Dall'altro colpiva la miseria morale con cui Giolitti aveva lavorato alla costituzione del fascicolo che doveva mettere a tacere il suo avversario. E persino la sinistra, che cercava di capitalizzare lo sdegno dell'uomo della strada, aveva attinto in definitiva gli stessi strumenti di delazione adoperati da Palamidone. Il 25 giugno la Camera votò una mozione in cui si invitava il Presidente del Consiglio a querelare Cavallotti, che non c'entrava un cazzo, poveraccio. No, Cavallotti giustamente aveva fatto il dovere suo. O ad aprire un'ennesima commissione parlamentare. Ma Crispi, con tattica attendistica sua tipica. Riuscì a far votare una risoluzione che suonava come la proroga di un'agonia. I deputati si davano infatti 6 mesi per assumere opportune decisioni sulla questione morale. Quanto a Giolitti, ne uscì indenne anche sul fronte parlamentare, allorché il 21 novembre il ministro di Grazia e Giustizia sottopose la documentazione raccolta dalla Cassazione a un giurì di 9 parlamentari. Questi sancirono che non vi fossero gli elementi per deferirlo al Senato. Vabbè, ma normale, no? Ma cane non morde cane, no? Il 12 dicembre Francesco Turraca, stimato letterato, capo di gabinetto del ministro della pubblica istruzione, intervenne in aula invitando esplicitamente i colleghi a lasciar cadere nell'oblio la banca romana. E come no? 5 giorni prima, a Lamba Alagi, i soldati italiani erano stati massacrati dagli etiopi. Sul banco vi erano questioni più urgenti. Di lì a pochi mesi la lunga carriera politica di Francesco Crispi si sarebbe conclusa drammaticamente con la sconfitta di Adua. Ultime considerazioni. Vedete, cari amici, che tutte le cose sono collegate. Il nuovo regime demissione. Tutte le cose sono collegate. Il nuovo regime demissione. La crisi del sistema bancario aveva intanto fatto segnare nuovi episodi. Dopo che il governo Giolitti, liberatosi da Tanlungo, aveva proceduto con la legge numero 449 del 10 agosto 1893, ricordatevi questa data perché è emblematica, alla fusione della Banca Nazionale del Regno d'Italia con la Banca Nazionale di Toscana, Banca Toscana di Credito per l'Industria e il Commercio, nella nuova Banca d'Italia, esatto, confluiva tutto nella nuova Banca d'Italia, nel 1894 un decreto legge dovette autorizzare ad allargare la circolazione di ulteriori 90 milioni di lire per impedire il collasso del sistema. La razionalizzazione degli istituti di emissione rimaneva dunque la concessione al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, limitata ad una piccola cifra, non era dunque bastata a sanare gli squilibri di settore. E il problema ce lo ritroviamo a distanza di 130 anni di nuovo. Esatto. Di nuovo non è cambiato un cazzo. Eccolo allora, qua. No, attento.
Perché quello che tu hai letto nell'ultima frase sta a significare... Eccolo qua. Tutto questo che abbiamo letto alla fine confluisce in questi miei libri. Confluisce qua dentro. E qua dentro c'è spiegato l'arcano, come c'è spiegato in questo bel libricino Niente Male. Ma qui arriva solo a un certo punto. Qua entriamo nei segreti delle banche. Oh, quello che stavo dicendo, che è molto importante, è l'importanza che ha avuto per un certo lungo periodo del XX secolo la Banca di Napoli. Fino all'inizio del primo dopoguerra. E in quale banca è stata incorporata? Nella... Banco di Santo Spirito? Ma no, Banca Nazionale? Ma no, della banca più importante d'Italia. Ma adesso? Certo. Unicredit? No. Era San Paolo? Certo. Il Banco di Napoli è stato incorporato nel San Paolo. E questo dice tutto. Allora, conclusione. No, ma lì a San Paolo chi è che controlla la San Paolo? E che quindi controlla la Banca d'Italia? Chi controlla la San Paolo è quello che controlla anche la Banca Commerciale Italiana, che è parte essenziale della San Paolo. Ci stiamo? Non c'è più il credito... C'è il credito italiano, che erano tutti gli azionisti della, più, della Banca d'Italia. È sempre confluito nella San Paolo. Tutto nella San Paolo, non nell'Unicredit. L'Unicredit è oggi completamente in mano al Vaticano. Ma voglio leggere... a conclusione un articolo molto importante scritto da un giornalista francese. Il giornalista francese si chiama... Che bisogna ricordare che i francesi non ci hanno mai fatto sconti. Sì, no, appunto. Si chiama Le Monon, in un articolo intitolato Les élections italiennes, revue politique et parlementaire, 10 dicembre 1913. Prima della prima guerra mondiale. È molto importante perché sta a indicare tutto. Ricordiamoci che Mussolini dirigeva il suo giornale, eh? Certo. Quale? Il Popolo Italiano. Popolo Italiano. Il Popolo d'Italia, scusa. Questa situazione non c'entra niente Mussolini qui, eh? No, no, per dire era contemporanea la questione a quella situazione lì. Questa situazione è stata determinata da motivi assai differenti. Si riferisce alla tutta la vicenda Giolitti, cioè Palamidone e Crispi. Il trasformismo, che è stato la sua causa immediata, è nato del tutto naturalmente perché la combinazione e la politica di compromesso sono molto più consone al temperamento italiano di una politica combattiva, così come la intendevano prima del 1876 i due partiti, la destra e la sinistra, in cui si divideva il paese. E non ci si sorprenda dello scarso entusiasmo che gli italiani hanno per le situazioni nette e le lotte dei partiti. Su questo se no non lo leggevo. La loro educazione storica non è stata uguale alla nostra. Essi non hanno mai conosciuto, come l'Inghilterra, la Francia, la Germania o la Russia, grandi rivoluzioni politiche o grandi lotte religiose, ma solo contrasti civili e locali che li hanno divisi nel corso dei secoli. E l'unità che gli avvenimenti del 1860 hanno realizzato non ha fatto nascere tra loro quella coscienza nazionale che
che fino ad allora non avevano avuto e di cui qualche entusiasta ha visto lo sbocciare nella recente spedizione di Tripoli. Qui il quadro è di una chiarezza estrema. Mancano un po' di elementi, comunque. Alla sintesi va bene. Il nazionalismo italiano nasce in con l'estrema sintesi va bene, ma non tiene conto di tutti i riferimenti. Nasce con il nazionalismo italiano nasce con la spedizione di Tripoli, è fuori discussione. Ah, su questo sì. E con le colonie. 1911. E con le colonie. 1911. Giolitti è veramente il simbolo, la personificazione della politica italiana. Nessuno più di lui si intende di transazioni e di accomodamenti. Questo politico di corte vedute non è un dittatore ordinario, non è soprattutto ma sorretto dal consenso. Non è sopportato, scusate, ma sorretto dal consenso. Pare leggere la biografia di Andreotti. Ah, sì. L'Italia ha tanto bisogno di lui che lo ha invocato con tutte le sue forze quando egli ha creduto di dover lasciare il potere. Così Giolitti non ha avversari. Sonino Bissolati, ministeriabili della cosiddetta destra e della cosiddetta sinistra, non sono che candidati ad un posto che, secondo le loro dichiarazioni, coprirebbero tutt'al più alla stessa guisa dell'attuale titolare. La stessa carriera politica di Giolitti è illuminante per quanto riguarda lo spirito pubblico italiano. Forse non vi sono uomini politici che abbiano conosciuto più di lui il furore popolare. Dopo lo scandalo della Banca Romana sembrava bruciato per sempre, ma ha avuto pazienza, ricordandosi che il condannato di oggi può ben essere l'eroe di domani e il suo intuito non l'ha ingannato. Gli italiani hanno oggi per lui un'ammirazione grande quanto l'odio di 20 anni fa. I loro furori e i loro entusiasmi politici non durano perché esplodono non per delle idee o dei principi ma per degli atti isolati. Si è vituperato Giolitti. Non sono d'accordo, poi te lo faccio. Va bene. Lui fa il quadro di tutti i movimenti che ci sono stati prima della riunificazione voluta da Pio IX, ricordiamoci bene. Si è vituperato Giolitti nel 1893 unicamente per il ruolo che egli aveva avuto nell'affare della Banca Romana. Lo si è acclamato ieri perché la sua politica, fatta giorno per giorno, interpretava fedelmente le aspirazioni di tutti e non si può negare che Giolitti abbia una accorta comprensione delle aspirazioni e dei bisogni dell'Italia. Li intuisce quando sono ancora confusi e in tal modo il più delle volte arriva a guidare l'opinione pubblica invece di seguirla. Ora, questo ci spiega una cosa importantissima. Perché gli americani, vincendo in Italia, hanno voluto fare gli accordi con la Democrazia Cristiana. O per meglio dire, col papato. Bravo. Il quale è autore della Democrazia Cristiana. No. La quale Democrazia Cristiana comanda oggi in tutte le leve del potere italiano. Io volevo dire una cosa importante. Che l'opinione pubblica in Italia, fino a 30 anni fa, 40 anni fa, era messa a regime il pensiero corretto e unico era dettato dentro le chiese che gli italiani frequentavano in maniera totalizzante. La domenica mattina.
totalizzante. La domenica sì, mattina? La domenica mattina sono andato avanti e la predica del prete era la giusta equilibrio proprio del pensiero. E compravano quando, la famiglia cristiana. Quando anche a casa mia, anche a casa tua sicuramente. No, a casa mia. A casa tua no, ma a casa del 90% degli italiani. Sì, che non aveva una tiratura e pazzesca. A partire dal 1980 in poi è subentrato invece il videomaker, cioè il pensatore della televisione, sì, che veniva a portare in tutte le case il pensiero unico corretto, che invece prima veniva espresso dai pulpiti. Certo, quello, quindi gli italiani non hanno mai avuto la possibilità di ragionare per cazzi loro, ci hanno avuto sempre qualcuno che li ha indirizzati, ecco, esatto, perché esatto. Contesto in parte no, vabbè, il pensiero di questo sì, giornalista che diceva il giornalista francese ha guardato una realtà italiana che quelle conosciamo e che si è spiegato perché gli americani si sono messi d'accordo che le uniche due... nel 45, 43, nel 43, 42... Nel 42. Nel 42, lo sappiamo. Si è messo, con la mafia soprattutto e con la Chiesa. Con il controllo delle menti da parte della Chiesa. Certo. Nelle chiese, dentro le chiese, cioè dentro ogni singola chiesa, il prete, tuonava contro il malcostume, quello che era il malcostume della Chiesa. Tant'è sì, che poi quando ha capito che finalmente la gente cominciava a pensare per cazzi suoi, sì, ha pensato bene di cominciare a fare il Vaticano II e poi tutte le digressioni dal dettato ufficiale della dottrina cristiana, andando a integrare perfino gli LGBT in questo momento. Esattamente. Cioè, a parte il fatto che, come ho detto, chi sono io per giudicare i froci, ha detto il Papa. Quando sei lì apposta per quello, brutto stronzo. Non solo. Allora, nel caso di LGBT, ricordiamoci che sono rapporti di forza. Certo. L'LGBT esiste in Italia perché la lobby omosessuale comanda il Vaticano. Certo. Con questo vi voglio farvi vedere... Ma ne l'ho detto di proposito. Certo. Voglio farvi vedere questo libro. Ne parleremo un'altra volta... Perché noi oggi viviamo nello stato liquido. Allora, e questo è lo stato liquido. L'abbiamo detto tante volte, poi esatto, lo riesaminiamo. Allora, senza voler essere formalisti, integralisti nella Chiesa cristiana, eccetera, bisogna ricordare che molti imperatori romani erano omosessuali, cioè avevano loro non erano omosessuali, avevano anche il ragazzetto oltre femmine, sì, li mescolavano come le pecore. Spesso quei ragazzetti erano ancora più femminili delle femmine vere, sì, quindi voglio dire c'è sempre stato l'omosessualità nel potere, nella specie umana e poi anche all'interno dei gangli di potere, però il fatto non era così eclatante come lo vogliono far vedere oggi i media, no? Sì. Cioè c'è l'omosessualità, qualunque cosa fai, vedi la pubblicità, adesso ci sono sempre anche coppie di donne, sì, o uomini omosessuali, sì, che fanno pubblicità a determinati prodotti. Quindi è ovvio. Io che... non comprerò mai quei prodotti. Io non compro mai quello che viene messo in pubblicità, mai. Per regola da sempre, da che esisto, da 70 anni. Esattamente. Però potrei pure sbagliarmi, magari un giorno decide di comprare qualcosa. Ti potresti sicuramente pure non sbagliare, non prendere un frocio per una femmina. Non si sa mai. Ragazzi, abbiamo chiuso. Sì. Ci sentiamo un'altra volta. No, io volevo ancora spendere due parole per pubblicizzare il mio libro. Anzi, fa una cosa. Pubblicizzalo te. No. Allora, signori, questo libro è molto importante. È importante oggi come era innovativo una ventina di anni fa quando è stato scritto. Non è solo un libro. È stato pensato perché è stato scritto l'anno scorso questo. Beh, insomma, praticamente quando sono state presentate le interrogazioni parlamentari, le leggi e le denunce, lo ripetiamo per l'ennesima volta, perché abbiamo fatto le denunce? Per dimostrare che quello che diciamo è vero.
Nessuno mi ha detto cancella, mettilo all'indice il libro, ma distruggilo, perché è vero, quello che c'è scritto qua è vero. C'è qualcuno che ha comprato il libro, l'altro ieri mi ha telefonato e ha detto: Orazio, tu sei un veggente. Mi ha detto, io queste cose qua non le immaginavo neppure lontanamente, però da quello che tu scrivi, con tutti i riferimenti, con tutte le documentazioni che porti, è inconfutabile quello che dici, è vero, inconfutabile, cioè ne devi prendere atto e accettarlo come un dato di fatto insormontabile quanto vuoi, ma comunque vero. Allora, anche qui il discorso è molto chiaro, la politica si fa soprattutto con una presa di coscienza, senza la presa di coscienza fai parte di un popolaccio che è stimolato dal fischietto di un qualche inventore momentaneo. Noi abbiamo scritto pagine di storia. No, aspetta. Intenzionalmente. Le abbiamo depositate alle procure della Repubblica Italiana. Cioè, quello che diciamo è lì, è archiviato, perché poi procedimenti ne hanno fatti abbastanza pochi. Però qualcuno c'è stato. Sì. Però, comunque, è lì, è documentale, è lì. Non è che diciamo delle cazzate inventandoci delle storie mai esistite. L'abbiamo fatto, è lì, è documentato, è presso il Ministero di Grazia e Giustizia, agli archivi di Stato, dove cazzo volete andare? E noi siamo qua, non ci hanno mai controquerelato davvero, una volta solo o due ci hanno fatto la controquerela e poi l'hanno ritirata. Alla prima udienza l'hanno ritirata. Cioè, questo per dire, ti ricordi, no? Qua, certo. Anche lui, c'era una volta in cui avevo denunciato il mio sindaco di una serie di cose che manco mi ricordo più bene, ma gravi, e lui invece di rispondere al giudice che stava là sul trono in alto, io stavo vicino a lui più in basso, invece di lui di rispondere alle domande che gli faceva il giudice, guardava me e se l'altro si metteva a piangere con un'aria da cane bastonato, mi chiedeva scusa. Non l'ho poi volutamente denunciato per questioni di vicinato, di conoscenze, eccetera, perché non volevo rovinarlo più di tanto, ma gli ho fatto fare varie volte figure di merda. Almeno davanti alla magistratura. Certo, almeno. E poi vabbè, è andata così. Allora, no, io volevo dire, ricapitoliamo, il libro costa 27,50 € più le spese di spedizione. Chi vuole, qua c'è scritto la storia d'Italia vera, quella che ha portato alla soppressione della sovranità. La gente non lo sa, ma praticamente noi non abbiamo, praticamente se noi andiamo nel tritacarne contro il governo, contro lo Stato, se vogliono ci mettono in galera per 50 anni e non ci fanno neanche il processo. Perché questo è, non vi sto raccontando una cazzata. Ci hanno tolto anche il giudice, articolo 25 della Costituzione, 24 della Costituzione, ci hanno tolto il giudice e le leggi italiane, perché non è più il giudice italiano secondo le leggi italiane che ti deve giudicare, ma secondo la giurisprudenza internazionale, il diritto internazionale. Vi rendete conto? Controllato dai loro signori. Controllato sempre dai signori che sappiamo col naso adunco. Adunco. Sì. Molto adunco. Che sì, che sa di puzzo, capito? Di puzzo di merda. C'è una bella immagine di, come si dice, da quelle immagini che tu le vedi, se le guardi in un modo vedi c'è un disegno. Sì, ho capito. E poi se guardi in un altro. Se lo giri. Allora c'è una immagine di uno in cappello con la penna in testa, sì, che se lo leggi in un altro senso diventa un naso adunco di quella gente lì. Sì, quei nasoni. Dei nasoni. Si chiamano i nasoni. Capito? Questo per dire. Ma siamo sempre lì a odorare. Ma quelli sono particolari. Non sono. Allora capiamoci bene, noi abbiamo tanti amici ebrei e israeliani. Ma questi qua non sono né ebrei né israeliani, si passano per ebrei israeliani
E in realtà non lo sono, guarda che cazzo sta succedendo adesso in Israele, che ci sono manifestazioni ogni giorno contro Netanyahu, e quello non se ne vuole andare. Adesso c'è stato la messa sotto processo, sotto processo lui e degli altri compari assassini. E venerdì va in pubblicazione. Oggi. E lui ha detto che se ne frega. Sì, ha detto che se ne frega. È stato condannato praticamente in contumacia. Il processo ci sarà presto e lui non si presenterà. Questo per dire quanto è boriosa questa gente del cazzo senza patria. Quella è gente senza patria. Non ha l'idea che cosa sia la patria, che cosa sia l'onore, che cosa sia la radice. Niente, soltanto il loro potere. Solo il denaro. Per loro conta solo il denaro e purtroppo in questo stato di cose conta solo il denaro. Fino a che non diventerà di nuovo uno stato sociale, l'Italia come tanti gli altri paesi che lo erano fino a poco tempo. E che stanno tornando a diventarlo. L'Inghilterra era laburista fino all'altro ieri, oramai non c'ha più niente di laburista. Vabbè, abbiamo detto tutto. So long. Pace e bene. Aspetta, speriamo bene.